andiamo in prima battuta a riempire il recipiente graduato fino al livello di 250 ml. Accendiamo il fornello, poniamo un recipiente in acciaio su di esso e versiamo l'acqua al suo interno. In questa fase monitoriamo la temperatura dell'acqua, essa dovrà essere compresa in un range che va dai 55 ai 60 gradi. A questo punto non ci resta che aggiungere la soda caustica. Io recherò alla mia soluzione all'incirca 12 grammi di prodotto. Guardate, su molte di esse sono addirittura apparsi dei puntini, puntini che altro non sono che ciò che la malattia è al suo stato embrionale. E vi ricordo che le foglie erano assolutamente perfette.